Continuiamo la nostra puntata di oggi di Voce delle Chiese. Come promesso prima, siamo in collegamento con il Ponente Ligure, con Valle Crosia, con il gruppo bello ampio, vedo, bello folto di ragazzi e ragazze, con i loro accompagnatori e accompagnatrici che sono appunto scesi in Liguria per lavorare insieme a enti, a organizzazioni e anche ovviamente alla Diaconia Valdese, che proprio in questa zona di frontiera, Valle Crosia, Ventimiglia, sono gli ultimi paesi prima di passare in territorio francese, sono paesi in cui i migranti arrivano, in cui tentano il passaggio in Francia e in cui appunto c'è un'ampia rete di lavoro per gestire l'accoglienza in questo territorio. Il gruppo Ricatecumeni delle Valli, che è con noi in collegamento e che saluto, eccoli qua. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Allora, siete parecchi, magari una carrellata di nomi, giusto così per non dimenticare nessuno. Samuel, Patrick, Stefano, Leonardo, Silvi, Martina, Fabio, Serena. Bene, allora, come nasce questa idea, ragazzi? Come mai siete lì? E, insomma, raccontateci un po' come è nata appunto questa proposta e come poi l'avete concretizzata e organizzata. Allora, siccome abbiamo deciso che toccava a me introdurre, comincio io. Allora, durante i primi incontri a settembre-ottobre del gruppo dei Ricatecumeni si era deciso di fare qualcosa di concreto e era venuta fuori questa idea del lavoro con i migranti. In realtà con la colonia valdese dell'anno scorso avevamo già avuto dei contatti con il gruppo che lavora, col gruppo della Diaconia e della Caritas che lavorano a Ventimiglia, e quindi abbiamo messo insieme le due cose ed eccoci qui. Quindi oggi abbiamo cominciato a fare delle cose in questo centro che si occupa appunto di queste persone che, come dicevi, sono in attesa di cercare di passare la frontiera. Cosa avete fatto in queste giornate? Allora, noi saremo qui 3 giorni, oggi abbiamo cominciato e diciamo che i campi in cui abbiamo fatto qualcosa oggi sono un po' diversi, e quindi ogni gruppetto che ha lavorato nelle varie strutture, tra virgolette, di questa accoglienza adesso racconta qualcos'altro. Allora, io nello specifico ero nel gruppo della cucina e come c'erano anche Stefano e Silvi, e appunto ci siamo occupati di servire le persone che venivano per mangiare, quindi abbiamo portato i piatti, poi lavavamo le stoviglie, mettevamo a posto, e ovviamente c'erano persone che lo fanno tutti i giorni, quindi ci hanno un po' guidato loro. Certo. E questo sostanzialmente, poi domani cambieremo, faremo un'altra cosa. Poi le pulizie alla fine, magari dettare via i rifiuti, scarti della cucina e cose così, comunque. Io invece mi occupavo dell'accoglienza, che quando appunto i migranti arrivano al centro devono essere segnati, registrati con il loro nome e cognome, così da poter tenere dei dati sull'affluenza e anche per aiutare la cucina in base a quanto cibo preparare per quante persone mangeranno. Io e Serena ci siamo occupati della parte dei vestiti, quindi diciamo da una parte dividevamo i sacchi che ci arrivavano, quindi in magliette, roba per uomini, roba per donne, per bambini, e poi abbiamo distribuito appunto i vestiti, le scarpe, i zaini a chi veniva appunto a richiederli, e niente, è stato abbastanza interessante vedere come appunto in realtà arrivavano molte persone che in apparenza non sembrava avere così tanto bisogno di vestiti, però appunto anche le persone che ci sono lì ci hanno spiegato che alcuni arrivano tutti i giorni, e quindi bisogna cercare anche di ricordarsi chi viene per non dare sempre le cose alle stesse persone, e soprattutto quando ci sono meno vestiti, che non era il caso di oggi perché sono arrivati molti sacchi con vestiti nuovi, cercare di capire chi veramente ha bisogno e chi invece viene solo lì appunto per cercare dei vestiti nuovi, piuttosto che però non ne ha veramente bisogno, appunto, impellente. Certo.
Beh, insomma, già questi tre esempi che avete fatto, poi vi lascio continuare, però fanno già riflettere, ragionare su cosa vuol dire fare accoglienza, cioè che non è solo appunto una cosa, ma è un vasto ambito, ecco, di lavoro, vari settori che poi confluiscono tutto nel grande cappello dell'accoglienza delle persone, però tante cose da fare, forse uno non immagina, ecco, forse sovente lo leghiamo solo ad un ambito di lavoro, non lo so, il pasto piuttosto che appunto la gestione dei vestiti, invece in questo caso è tutto collaborativo e fa parte tutto dello stesso momento di accoglienza. Ecco, tra l'altro avete lavorato anche questa mattina, giusto? Eravate al punto gestito anche dalla Caritas. E cos'altro, insomma, potete raccontarci? Cosa farete i prossimi giorni? Io per esempio oggi mi sono occupata di gestire un pochino l'afflusso delle persone presso il centro. Infatti le persone, una volta che venivano registrate, veniva dato loro un fogliettino dove c'era scritto il settore in cui si dovevano recare, quindi il vestiario piuttosto che mangiare. Era anche presente un centro di ascolto e anche un centro medico infermieristico a cui noi non abbiamo personalmente partecipato perché non possedevamo certe competenze. E quindi era importante anche controllare il numero di persone in attesa di recarsi in un certo ambito e accompagnarle, soprattutto perché alcune persone erano nuove e non erano mai state al centro. E inoltre era anche presente un'area nel cortile dedicata ai bambini e ai minori non accompagnati, dove si poteva anche intrattenere i bambini facendoli giocare, semplicemente passando del tempo con loro. Bene. Domani cosa farete? Come prosegue la vostra permanenza? Breve, perché sono pochi giorni, rimarrete fino a domani o dopodomani? Adesso non ricordo quando tornate su, però comunque sono queste giornate prima di Pasqua. Sì, ancora fino a dopodomani. Ok. Domani in realtà le mattine sono sempre impegnate in queste attività. Domani invece incontreremo anche le operatrici che sono impegnate per la diaconia valdese, perché la parte pratica è più gestita da Caritas, la diaconia è più impegnata sul lato legale. C'era questo sportello di ascolto, c'è questo sportello di assistenza legale e abbiamo scoperto stamattina che c'è appunto anche questo centro in cui possono soggiornare le mamme e i bambini che transitano verso il centro. E quindi noi domani invece vediamo la parte più legata alla burocrazia, ma anche a tutta la parte legale che viene svolta dal centro e dalla nostra diaconia. Che è altrettanto importante, fa parte sempre insomma, di tante sfaccettature dello stesso ambito. Sì, assolutamente, anche perché oggi diverse persone venivano proprio per avere ausilio, per avere delle informazioni, sussidi, consigli legali, hanno trovato la mia SIM dentro il telefono di qualcun altro, come faccio, eccetera, proprio anche delle cose molto pratiche. E una cosa almeno che a me ha impressionato molto oggi è anche l'afflusso di persone che danno una mano di contorno al centro, cioè tutto il tempo in cui siamo stati lì arrivava qualcuno con una macchina carica di cibo preso dai supermercati, l'altro con i vestiti, un'altra con le coperte, eccetera. C'era proprio una rete grande intorno al centro. Eh sì, credo che sia stata costruita molto bene in questi anni di lavoro in cui appunto ci si è trovati, cioè questo territorio qua di confine con la Francia si è trovato comunque a dover gestire una situazione forse lasciata un po' da parte dagli ambiti politici e invece gestita dal terzo settore in modo un po' più attento. C'è ancora qualcosa che volete raccontarci? Se altrimenti vi lasciamo continuare la vostra esperienza. Ma solo una cosa, e poi magari i ragazzi che erano più sul campo, perché io poi mi sono isolato in una stanza a mettere a posto lenzuola con la suora, tutto come cioè, la legalità, però l'impressione che io ho avuto è che non ci fossero solo persone migranti, ma che ci fossero anche
persone senza fissa dimora, italiane o comunque che non sono lì solo per migrare, ma è un centro che serve anche chi è in difficoltà sul territorio. Non so se chi era in cucina. Sì, da noi in cucina, ad esempio, c'era anche molti volontari che erano arrivati qui da altri paesi, ad esempio c'era uno che arrivava da Kurdistan, quindi zone di guerra, e insomma, e anche le persone che erano lì erano, c'erano anche italiani, per dire, molta gente. Bene, allora io direi che possiamo salutarvi e ringraziarvi per essere stati con noi. È stato bello fare questo collegamento, incastrarlo in mezzo alle vostre attività. Bello anche il fatto che ci abbiate rimandato quello che state facendo, quello che state vivendo proprio in queste ore nella zona tra Valle Crosi e Ventimiglia. Buona continuazione, ragazzi, ciao a tutti e alla prossima occasione, direi. Chiediamo solo se è possibile ancora rubarti un minuto per ringraziare il comune di Pomaretto e la chiesa valdese di Pomaretto, che ci hanno dato da mano a far sì che queste giornate fossero possibili con l'utilizzo del furgone e una parte economica. Assolutamente, grazie a chi collabora per fare in modo che ci sia l'opportunità di poter avere queste belle esperienze, quindi hai fatto bene a ricordarlo. Buona continuazione, ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao. Ringraziamo quindi il gruppo dei Ricatecumeni di Pomaretto, sono stati con noi, ci hanno raccontato questa bella esperienza. Continuiamo invece con la musica.